Ciao, bentornate e bentornati sul canale. Questo è un video di scoperte, prevalentemente, e un paio di riscoperte. Vi mostrerò sia prodotti di skincare sia prodotti di make-up, ma prima di cominciare vi voglio mostrare questo. Questo è lo spazzolino con batterie ricaricabili di Foreo. C'è anche la versione, questa, diciamo che è la versione cheap rispetto a quello che costa di più e probabilmente ha anche molte più funzioni. Ad ogni modo, questo è con le batterie ricaricabili e io l'ho scoperto grazie alla mia una mia amica di lunga data ormai, che si chiama Eliana. Ciao mami, perché lei lo ha comprato per se stessa, me lo ha portato a vedere e quando i miei mi hanno chiesto che cosa volessi per Natale, io ho fatto un elenco di cose, fra cui questo. E mi piace tantissimo. Si accende da questo tastino qui, lui vibra e io lo trovo molto 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 buono come prodotto, veramente. E mi sento lo smalto dei denti molto più liscio e molto più pulito, mi dà almeno questa sensazione rispetto allo spazzolino tradizionale. Cerco di mettervi nell'info box il link al sito, cioè al venditore di Amazon. Su Amazon costa la stessa cifra che sul sito di Foreo, perciò insomma vedete voi. Su Amazon io ho la spedizione gratuita, pertanto l'ho preso lì. Non so se come funzioni il sito di Foreo. Ad ogni modo io ve lo consiglio davvero spassionatamente, perché mi sto trovando benissimo. Ha le batterie ricaricabili, vi dicevo, vi farò sapere anche quanto durano. In ogni caso è un ottimo strumento di pulizia per l'igiene dentale. Allora, passando alla skincare, ho rimesso in pista questo Lux Light Essence di Eterea. Non ce n'è moltissimo. Questo qui, che come vedete è ancora nel vecchio packaging, perché in uno degli ultimi video di Sonia ho visto che lei lo ha ricomprato e adesso, grazie, l'azienda credo che abbia ascoltato i feedback di chi lo ha ricevuto e adesso ha l'applicatore spray. Cioè, penso che sia questo nella versione spray, perché Eterea mi pare che abbia cambiato un po' tutti i packaging dei loro prodotti. Non so se sia un'alternativa a questo. In ogni caso, questo tipo di prodotto è molto buono. Io ne metto una goccia, quindi lo finirò tra un po' di tempo, però va bene se vaporizzato, nel senso, l'effetto sulla pelle è assolutamente di qualità, performante, e a me piace molto. Preferisco un prodotto di questo genere, vaporizzarlo sul viso e non metterlo sulla mano, fare questo movimento e poi applicarlo sul viso. È più sbrigativo con lo spray, ecco. Però comunque è un buon prodotto. Io questo non l'avevo pagato, mi era stato omaggiato da Eterea insieme al peeling enzimatico. Anche quello non l'ho ancora terminato, però comunque è davvero davvero un buon prodotto. A me piace la sensazione che mi lascia sulla pelle, si asciuga abbastanza in fretta, poi ovviamente dipende anche dalla quantità che una persona utilizza, però non è che uno ci si debba lavare la faccia, ecco. Mi piace anche come sento la pelle quando lo applico, perciò per me è un prodotto super super consigliato ed è una riscoperta. Così come è una riscoperta questo contorno occhi di Liquid Flora Urbana Lift, con questo applicatore fatto in questo modo, che però io non utilizzo. Io faccio due pump sull'anulare e poi lo massaggio, massaggio il prodotto sul contorno occhi. Allora, questo non mi aveva convinta appena avevo iniziato ad utilizzarlo. Invece, adesso che l'ho ripreso, non so perché non mi fosse piaciuto, cioè, non lo so. Perché non mi fosse piaciuto all'epoca, però adesso mi sta piacendo. Ripeto, utilizzo due pump, perché uno
non è sufficiente, io ho bisogno di metterne un po', ma tanto si assorbe comunque con estrema rapidità ed estrema facilità, mi sta piacendo tanto. È cremoso quanto basta da non risultare pesante, è una cremina bianca e trovo che sia veramente, cioè mi sto trovando bene, eppure ricordo di essere rimasta perplessa quando ho iniziato ad utilizzarlo, così come ricordo che il siero viso che avevo preso invece non mi era piaciuto, ma manco per niente, e mi faceva performare male anche i prodotti di base per il viso che andavo a mettere dopo, mentre questo qui invece adesso che l'ho ripreso mi sta piacendo, quindi per me questo è un buon contorno occhi. L'avevo acquistato l'erboristeria Melissa, l'avevo acquistato insieme a Sonia a novembre, quando era venuta a trovarmi la prima volta, e quindi è a novembre 2017, quindi non mi ricordo assolutamente il costo, però sicuramente lo trovate online. Continuando a parlare di skincare, vi voglio segnalare un prodotto a basso costo che mi sta piacendo da morire, che tanto per cambiare ho acquistato da Lilla Pua. Ecco, lì è di Amaflora ed è questo siero qui della linea Anti-Age Rassodante. È un prodotto vegan, ok. E se non ricordo male, infatti, è prodotto dalla Gala di Forlì. La Gala è quella, è il brand, cioè l'azienda che produce dell'idea, ma non solo, perché ricordo che ci sono anche altri prodotti che non sono dell'idea, che non sono Amaflora, ma che appartengono all'azienda, che sono prodotti dall'azienda Gala. Allora, questa è la linea, dicevo, anti-age con argan e fiori di loto. È appunto un siero per il viso, qui dice che dona tono e compattezza alle pelli più mature, arricchito con olio di argan, va bene, ed estratto di fior di loto che contrasta la formazione delle rughe, restituendo luminosità alla pelle. Ragazze, a me questo siero, che avrò pagato neanche 15 euro, sono sicura, sta piacendo da morire. Intanto, secondo me, anche il packaging, per essere un prodotto che costa abbastanza poco, non è per niente male, non è per niente male. Il flacone è in vetro, sono 30 ml, l'applicatore comodissimo a pompetta, che funziona alla perfezione. Mi sta piacendo moltissimo, è di un colore, non si riesce a vedere, comunque è tipo di questo colore qui, di questo beigeolino qui, molto 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 chiaro. Oh raga, mi piace, è troppo buono, buono, buono. Un pump viso, due pump viso e collo, ma tutto il collo, fino qua, fino all'inizio del décolleté. Mi piace tanto, mi piace la consistenza del prodotto, è apparentemente una cremina, però è un po' fluido, cioè non è né troppo crema né troppo fluido, è una via di mezzo perfetta per un siero, si assorbe rapidamente e lascia la pelle bella, cioè mi piace la sensazione che mi lascia sulla pelle, sono contentissima di averlo provato e sono sicura che lo ricomprerò. Ho preso anche un altro prodotto di questa linea che vi farò vedere in un altro video, perché non ho ancora iniziato ad usarlo, però questo qua, ragazze, io ve lo consiglio, Amaflora. Anche l'altro prodotto che ho preso è di Amaflora e ve lo mostrerò, ma questo è veramente fantastico, io ve lo consiglio. Un altro prodotto un po' particolare è questo spray per alito fresco di Pasta del Capitano. Anche questo ce l'ho da un sacco di tempo, ma mi sono sempre dimenticata di farvelo vedere. Questo qua ha un PAO di 36 mesi, sono 15 ml, e anche questo l'ho acquistato da Lilla Pua,
Trovo che nei momenti di emergenza in cui si è in ufficio, si va via dall'ufficio, poi magari non passo da casa e quindi non riesco a sistemarmi bene, non riesco a lavarmi i denti, insomma, come vorrei, eccetera, eccetera. O comunque magari mi sento, io penso che capiti a tutti alle volte di sentirsi un po' l'alito da zombie, ecco, io ho sempre l'incubo, cioè tra i miei vari incubi e paranoie c'è quello di avere l'alito pesante, perché io conosco delle persone, che non voglio dire in quale ambiente, che hanno veramente l'alitosi, ed è il mio incubo, perché io la patisco tantissimo, cioè a me, io devo proprio stare lontana da queste persone, se no mi vengono i conati, ecco, sempre perché io collo il fatto ci vivo, ecco. Però è carinissimo, adesso non ricordo il costo perché ripeto, anche questo l'ho comprato diverso tempo fa, però secondo me è utile, è da tenere in borsa, non mangia, non beve, non sporca, non si sa mai. Allora, passiamo al make-up. Non è proprio make-up perché non è un rossetto, però è un balsamo labbra. Fa parte di questo kit dei lippini di Neve Cosmetics. Io li ho presi tutti e quattro in questa confezione troppo carina, però in realtà si possono comprare anche singolarmente, hanno un costo assolutamente abbordabile e sono particolari. Questo è il Candy Soft, questo qui. Mi stanno piacendo tantissimo perché idratano le labbra senza essere pesanti, senza... a volte io... di alcuni burro cacao, comunque poi me li sento che mi vanno anche un po' oltre il contorno delle labbra, questi no, e soprattutto utilizzandolo quando mi trucco, quindi come base per il rossetto, è perfetto, poi qualsiasi matita scrive sopra a questi lippini. Ma adesso, al di là della scrivenza, che comunque per quanto mi riguarda la sua importanza, della matita che ci vado a mettere sopra, sono dei prodotti molto molto buoni. Io li sto utilizzando tutti, uno ce l'ho a lavoro, uno ce l'ho in borsa, uno ce l'ho qua, uno ce l'ho in camera da letto, cioè ce li ho, meno male che sono solo quattro, ce li ho dappertutto e sono veramente molto molto carini. E io, se ne volete provare uno, sinceramente sceglietelo sulla base delle caratteristiche, perché sono tutti diversi l'uno dall'altro come finalità, però... E sono comunque dei balsami labbra, vabbè, spiacciono tutti, mi sto trovando bene. Così come mi sto trovando bene, ma molto 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 bene, con questi correttori di Deborah, quindi altro prodotto accessibile come costo, sono i Dress Me Perfect. Come vi dico già da qualche video, io ho lo 01 Light Beige e lo 02 Apricot, questi qui. Lo 02 e lo 01 ovviamente, cioè lo 03 lo uso per andare a contrastare lo scuro delle occhiaie, lo 01 che è più illuminante lo uso appunto per andare a illuminare. Li metto praticamente uno sull'altro senza problemi, mi trovo molto bene come stesura, applicazione con la Beauty Blender. Io adesso sto usando quella da viso, ma ho anche quelle apposite da correttore, vanno benissimo. Comunque una spugnetta un po' a punta, che quindi vi permetta di arrivare anche in questa zona del contorno occhi. Comunque ragazzi, questi due correttori sono meravigliosi. La texture perfetta, né troppo leggera né troppo pesante. Non vanno nelle pieghe, non segnano, non si sgretolano, non disidratano la zona. Cioè, per me sono una super super scoperta, e quindi se non li avete mai provati, provateli, perché anche questi presi da Lilla Pois li ho pagati forse 8 euro l'uno, magari li trovate anche a meno, però sono dei correttori veramente molto 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 performanti, e quindi io ne posso parlare soltanto bene. Mi sto trovando bene, mi sta piacendo tanto questo Shine Theory Lip Gloss di Nabla, questo qua, lui è syrup, applicatore fatto in questo modo, ma comunque molto comodo, il colore è questo qui, è bello ragazzi. È un colore veramente bello, è molto più di un lip gloss, nel senso che è molto 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 pigmentato, oppure diciamo che è un lip gloss molto coprente. Non sento
nessun odore, ma sono un po' raffreddata, ma comunque credo che non abbia un odore particolare. E ragazze, è molto morbido sulle labbra, per niente appiccicoso, non va agli angoli della bocca. Io vi dico che adesso non ricordo anche di questo il costo, portate pazienza, ma lo trovate anche sul sito di Sephora, dove peraltro io l'ho acquistato con lo sconto del 20%, perché Nabla aderisce allo sconto del 20%, perciò se vi interessa fateci un pensiero. Mi piace, arrivo tranquillamente fino al pranzo, non sopravvive al pranzo, però è comunque un lip gloss e dà un bellissimo effetto volume, secondo me, veramente un bellissimo effetto volume. Il colore è stupendo, è uno di quelli che a me piacciono tantissimo, perciò per me è una buona buona scoperta, così come una fantastica scoperta questo rossetto sheer di By Terry, per cui non finirò mai di ringraziare Chiara che me l'ha regalato. Anche questo ve l'ho mostrato in un altro video, lui è il numero 12 B Red, la linea è Hyaluronic Sheer Rouge, questi qui. Lo indossavo credo in un video, quello con il nuovo look, il primo video che ho fatto con i capelli grigi. Il colore è questo rosso bellissimo, ecco, anche questo è sheer, ma comunque come vedete è un colore pieno, è ben pigmentato, è un colore pieno. Anche questo non so se l'ho già detto adesso, sicuramente l'ho detto nell'altro video, ups, anche questo non sopravvive a un pasto, però ragazze, anche questo dà un effetto plump, sì, un effetto plump alle labbra, che per chi le ha sottili come me è sempre gradito. Non va in giro per niente nel corso delle ore dopo l'applicazione, non va assolutamente in giro e rimane bello anche quando inizia a svanire, lui rimane bello, non va via all'interno della bocca, non va via a pezzi, non vi resta chiazze, no, bello, e poi lascia le labbra morbidissime e super idratate, ed è una cosa che apprezzo tantissimo di questo rossetto, perché non è scontato, possono essere morbidi e sheer ma non necessariamente andare ad idratare le labbra. Che dire, veramente sono molto 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 soddisfatta. Chiudo un video un po' più breve degli ultimi, vi ringrazio per aver guardato anche questo video, ditemi se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate, o se di queste linee avete qualcos'altro da consigliarmi. Io sono sempre contenta quando mi date i vostri feedback e le vostre impressioni. Per il momento vi saluto, ci vediamo al prossimo,